Ciao ragazzi, io sono Red e oggi recensiamo lo Star Border Patrol della Evolution. Let's go! Partiamo con l'SBR della SWAT per poi passare al Lone Star Border Patrol Black, molto carino questo paramano vecchio stile, e per concludere con il bellissimo Lone Star Rancher con questo calcio vecchio stile M16, insomma. Ma qualcuno lo guardava Monster Rancher su Italia 1? Te lo ricordi tu, Monster Rancher? Era orribile quel cartone. Comunque, se guardavate Monster Rancher o vi ricordate cos'è, scrivetelo nei commenti, che voglio sapere quanti hanno avuto un'infanzia così colorita quanto la mia. Bene, bando alle ciance, ciancio alle bande, cominciamo con la recensione. Per questa recensione useremo come modello base l'SBR SWAT. Questo perché questi tre fucili hanno caratteristiche interne e tecniche molto simili tra di loro, quindi non c'è bisogno di guardarle nello specifico ognuno per uno, ma ci concentreremo più che altro sulle caratteristiche esterne che vanno a variare e differenziare questi modelli in maniera pesante. Come avete visto, gli altri due modelli hanno un paramano molto diverso, vecchio stile, insomma, tacche di mira a maniglione e anche i calci variano, quindi li vedremo successivamente. Quindi avvicinatevi e entrate insieme a me nella tana di Giuseppe. Va bene, quindi preparatevi popcorn, patatine, bibite, perché stiamo per tuffarci nell'incredibile mondo del Lone Star Border Patrol. Va bene, partiamo quindi con le caratteristiche interne, che come vedete sono principalmente uguali tra i tre modelli, per poi muoverci successivamente sulle differenze esterne per ognuno dei singoli modelli. Let's go! Il cuore di questi fucili è il gearbox rinforzato con cambio molla rapido, con una molla high grade da 1 joule, ovviamente, che evita gli snervamenti dopo lunghi utilizzi del fucile. Il gearbox è realizzato con un gearbox Ma te che c***o fai? È uno str***o. Il gear è equipaggiato con boccole cuscinettate da 8 mm su cui sono montati ingranaggi in acciaio altamente resistenti. Anche il gruppo aria non delude, questo è equipaggiato infatti con un cilindro in alluminio tornito al CNC, testa pistone e testa cilindro in tecnopolimero rinforzato. Tutto questo viene messo in moto, diciamo, da un motore high torque ad albero lungo, supportato da cavi elettrici di ottima qualità e a bassa dispersione elettrica. Piccola nota, è provvisto di uno spingipallino in tecnopolimero. Piccola nota, è provvisto anche di uno spingipallino in tecnopolimero rinforzato e un delayer per garantire il pescaggio anche ad alte velocità. Fino all'ultimo il fucile non ci delude, troviamo infatti una TOPAP in metallo e una canna di precisione di serie da 6.01. Quindi riassumendo la carrellata di informazioni che vi ho detto, che cosa abbiamo su questo fucile? Beh, primo tra tutti sicuramente un gearbox coi contro coglioni, in cui tra l'altro troviamo di serie, cosa che si vede raramente, un pistone rinforzato con denti in acciaio. Se accoppiamo a questo elemento poi anche una canna di precisione di serie da 6.01, beh, troviamo un fucile con degli alti ratei di fuoco e una precisione unica, che è esattamente quello che noi soft gunner cerchiamo in un fucile da soft air. Bene, finito di parlare delle caratteristiche interne, passiamo agli esterni ed è qui che io comincio a divertirmi. Bene, partiamo parlando del ball catch. Questo è funzionante. Lo sportellino rimane aperto e anche l'otturatore, che ci permette quindi di andare a regolare l'op-up senza dover tenere indietro la leva e farci male al ditino. Una volta che abbiamo finito di fare tutte le nostre regolazioni, andiamo a premere il tastino di bolt release. Questo si va a chiudere e noi possiamo andare avanti a sparare e divertirci come dei bastardi. Un plus di tutto questo sistema è che i suoni emessi dal fucile quando andiamo ad attivare appunto queste varie componenti è ben deciso. Tutto questo è sinonimo di un fucile veramente ben realizzato. Altra nota è che non ci sono giochi strani o movimenti che non dovrebbero esserci, quindi anche lì il realismo la fa da padrone. Sull'altro lato del fucile troviamo tutti i loghi ufficiali della Lone Star Tactical, acquistati ovviamente sotto licenza da Evolution e posti su questa replica. Per chi non lo sapesse, la Lone Star è una compagnia e armeria texana situata in particolare a Tomball, che si occupa di rifornire equipaggiamento e armi alla polizia americana, in particolare a SWAT e Border Patrol, quindi la polizia di confine appunto. Questa è un'ottima cosa per chi di voi fa il reenactor o è interessato a farsi un setup SWAT veramente ben realizzato, perché così può avere il fucile veramente ufficiale e perfetto per questo compito. Le tacche di mira sono in stile M4, quella posteriore ovviamente è regolabile ed è alla fine un maniglione normale, solamente senza la parte del maniglione, quindi tagliato. È ovviamente regolabile in alzo e in deriva. Il mirino anteriore è, come potete vedere, un delta di mira con attacco cinghia inferiore tutto in metallo e anche attacco per baionetta. A proposito di attacchi cinghia, ne abbiamo
abbiamo un altro QD, quindi quick detach sul calcio, ambidestro, perché lo potete attaccare da entrambe le parti, che si rimuove in maniera veloce e pratica. Il calcio è un simil crane regolabile, ovviamente. L'unica piccola pecca di questo calcio è che le batterie vanno messe all'interno del tubo e quindi non potete usare dei mattoni da costruzione. Pistol grip standard per fucile della sua serie, degno di nota il fatto che per accedere al vano motore non servono attrezzi, ma si possa fare manualmente. In confezione è anche inclusa un'impugnatura simil Tango Down, veramente ben realizzata e bella sturdi. Subito sopra troviamo un RIS standard militare, come ormai avrete capito, da 22 mm, veramente ben realizzato, senza del gioco e con un feeling molto realistico. Bene, analizziamo adesso velocemente il Rancher. Come vi ho detto, non ripeterò le cose che non cambiano, mi soffermerò solamente sulle cose principali che appunto cambiano nello stile e nei componenti. Salta subito all'occhio il calcio stile M16 fisso, e la cosa che cattura e ti fa innamorare ancora di più è sicuramente il colore, ma anche la satinatura del calcio, per un feeling realistico ma soprattutto per avere un ottimo grip con l'operatore. È veramente figo, ragazzi. L'attacca di mira è stata sostituita con un maniglione di trasporto. Come potete vedere, rispetto a prima abbiamo tutta questa parte in più che ci permette di alzarlo e muoverlo in giro e soprattutto smontare la vetrina. Si può regolare sempre in alzo e in deriva, è ovviamente rimovibile nel caso voi vogliate andare a montare un sistema di puntamento o opto elettronico, ma cosa ancora più figa secondo me è che c'è la possibilità di montarlo direttamente sopra il maniglione, veramente molto ganzo. Come potete vedere anche il paramano è cambiato, è stato montato un tipico paramano anticalore stile R15, spoglio di tutte le slitte che però comunque possono essere montate nella parte superiore e inferiore. Giuse, vuoi vedere una magia? Sono scettico di voi. Bene, dopo il trucco di magia possiamo passare a parlare del Border Patrol Black. E come sapete, once you go black, you never go back. Qui l'unica cosa particolarmente diversa rispetto all'altro è il calcio Bushmaster, anch'esso standard per la famiglia M4. E come potete vedere, tacche di mira e paramano sono riprese dal modello precedente. Bene, io ho collegato la linea sempre esterna per comodità nostra. Ovviamente voi metterete le batterie qui dentro e riattaccherete il calcio. Vediamo come spara in singolo e in raffica. Singolo. Super reattivo, eh. Raffica. È molto molto reattivo, non c'è il solito delay che trovi da quando premi il grilletto a quando spara. Cazza roba, bello reattivo. Gira anche molto pulito, devo dire. Inutile dire poi che la rosata su 15 metri è quella. Bene, passiamo alle conclusioni finali. Conclusioni finali. Con ognuno di questi modelli vi sarà incluso in scatola un caricatore in metallo, sempre dall'Evolution, da 312 BB. Vi sfido a dirmi che non ci stanno 312. Caricatori con qualità prezzo ottima, come il fucile. Tra l'altro li vendiamo anche separatamente, li abbiamo trovati molto funzionali e ottimi. Funzionale un caricatore? Voglio dire, ricopre la sua funzione di caricatore. Bene, passando alle conclusioni finali, direi che la prima cosa degna di nota è sicuramente il rapporto qualità-prezzo che hanno questi fucili. Entrano infatti nel mercato in maniera competitiva e aggressiva, compressiva. Hanno quindi un prezzo aggressivo che si va a contendere il mercato su fucili simili come possono essere quelli della Specna, perlomeno per noi. Lavaggio e asciugatura a un prezzo da poco. Donny, delfino, spazzabalene. Sono fucili concreti e solidi, caratteristica che a me interessa molto. Non ci sono pezzi che hanno dei giochi strani, ma soprattutto sono comfortable, come dicono gli inglesi. Quindi vi si incastrano addosso in maniera ottima. Non è difficile utilizzarli e sono ben realizzati. Infatti molti dei pezzi che lo compongono sono realizzati dal pieno, una caratteristica molto costosa che su fucili di questa categoria non sempre si trova, anzi è abbastanza raro. Nonostante si abbia più di 80 modelli tutti diversi, sì, voi qui dietro ovviamente non li vedete tutti, gli interni di questo fucile sono comunque riusciti a sorprenderci, perché ha tante caratteristiche particolari che messe insieme lo fanno digievolvere in un prodotto di altissima qualità. Tagliando corto, è una serie di fucili completa con tutte le funzionalità che potete necessitare da un fucile da soft air, a un prezzo aggressivo, competitivo, ma soprattutto con un'affidabilità unica della serie Evolution. Bene, questo era tutto quello che avevo da dirvi. Penso che dovrò cambiare le frasi finali perché cominciano a tartassarmi. Faccio un piccolo disclaimer, come sempre, tanto questa parte del video non lo guarda nessuno, quindi spero che almeno questa volta siate qui ad ascoltarmi. Spesso dico che i fucili che sto recensendo sono particolari, sono unici,
sono ottimi prodotti e non vorrei che vi passasse l'idea che tutto quello che vi recensisco sia sempre incredibile, anche perché se tutto quello che vi recensisco è incredibile e unico a suo modo, non lo è niente. In realtà quello che noi facciamo è portarvi sempre dei prodotti che si differenziano gli uni con gli altri e che hanno una qualità e delle caratteristiche uniche, ma a seconda del fucile che recensiamo. Non vi veniamo a portare infatti dei plasticoni o dei fucili che non sono interessanti per voi principalmente, perché vogliamo portarvi della qualità e non tanto un fucile magari che ha un'estetica particolare ma che alla fine è una ciofeca. A questo proposito, visto che siete rimasti qui, vi do un piccolo regalo. Se volete vedere una recensione negativa, quindi al posto di portarvi qualcosa di eccezionale a modo suo, una recensione su un fucile che fa veramente cagare, scrivetemelo sempre nei commenti, anzi mettete like al commento 6 mm che ci sarà sotto questo video, e se arriviamo a 20 like la prossima recensione sarà su un fucile, beh, particolare, diciamo. Non sappiamo da dove venga, non sappiamo chi l'abbia prodotto, ma vi assicuro che è una grandissima merda. Quindi sarà bello croccante come video. Mi raccomando, mettete like, iscrivetevi, attivate la campanellina, se no vi perdete i nostri incredibili video tutti lunedì alle 3. Qui da Red è tutto, noi ci vediamo settimana prossima con il nuovo video. Stay angry! Ciao ragazzi, io sono Red e oggi recensiamo la trinità dei fucili dell'Evolution. Tre modelli, Border Patrol Border Patrol. Ho che polizia di frontiera, quindi c'è il messicano. Es la polizia de frontiera, signor. Ai ai ai. Ciao ragazzi, io Cappuccio. Tua madre. Passare a tua madre. Cazzo, non ci avevo pensato.